Buongiorno, innanzitutto ringrazio Vittorio Bo per avermi invitato a rispondere a Perché la scienza oggi. Allora, la nuova pandemia, il Covid-19, ci ha messo in una situazione in cui sembriamo essere tutti all'interno di un quiz televisivo, dove oltre a il 50-50 e l'aiuto del pubblico è stata introdotta la telefonata allo scienziato. Il paese che ha investito sugli studi classici e che ha snobbato la cultura scientifica e la ricerca oggi chiede risposte certe alla scienza. Tanto per dare un paio di dati, i laureati in discipline scientifiche in Italia sono circa il 7,7% rispetto al 9,6% della Francia e al 14,5% della Germania. Questa richiesta di risposte certe dimostra come anche la politica sia a digiuno dei metodi scientifici che non sono né rapidi e né preconfezionati. Al contrario, la ricerca prevede un metodo in cui il fenomeno studiato debba essere dimostrabile, misurabile e ripetibile, un processo fatto di tentativi ed errori. Eppure la classe dirigente non accetta dalla scienza in questo momento la risposta non lo sappiamo, abbiamo bisogno di tempo. Eppure abbiamo bisogno di tempo per validare nuovi test diagnostici, abbiamo bisogno di tempo per verificare quali farmaci possono funzionare. Abbiamo bisogno di tempo per mettere a punto un vaccino e capire se l'immunità acquisita dopo l'infezione sia stabile. Abbiamo altresì bisogno di tempo per analizzare la mole di dati epidemiologici che ogni giorno invade anche i nostri mezzi informativi. E i dubbi della politica sono gli stessi dei cittadini che quando non capiscono diventano complottisti, sviluppano sfiducia, resistenze, paure e temono quello che non conoscono e ancor più quello che non capiscono. E allora scelgono le informazioni secondo quel pregiudizio cognitivo che predilige le informazioni che confermano le proprie opinioni. Perché cambiare idea, studiare, fare ricerca, tentare di capire, comporta uno sforzo e il nostro cervello, che ha le potenzialità per essere senza limiti, nasce sostanzialmente pigro. E per capire ci vuole tempo e ci vogliono le basi che noi non abbiamo. E allora il mio auspicio è che questa occasione unica, quella in futuro di investire nell'insegnamento delle scienze e della tecnologia, sia sfruttato al massimo d'ora in poi, perché le persone hanno bisogno di capire e per non rischiare che abbiamo un grande futuro, ma questi sia dietro le nostre spalle.